Dunque, la modulazione di cui stiamo parlando è una modulazione che viene utilizzata per l'inverter. Siamo in una fase che è trifase. Avete capito che la differenza è più che altro da come genero questo segnale di controllo. Nel caso di inverter monofase sarà un unico segnale, nel caso di inverter trifase saranno tre segnali sfasati di 120 gradi. Cominciamo a dare il nome alle tecniche di modulazione. La prima di cui abbiamo parlato, quindi, è la tecnica di modulazione che deriva dalla modulazione a onda quadra, modulazione a onda quadra che prevede conduzione per 180 gradi, interdizione per altri 180 gradi, tre forme d'onda sfasate di 120 gradi una dall'altra. Quindi, partendo da quella, la modifica che devo fare per avere la possibilità di cambiare anche l'ampiezza e il valore massimo della fondamentale è attraverso la generazione di un duty cycle che mi consente di cambiare la durata dell'onda quadra. Per cui passo dalla modulazione a onda quadra alla modulazione di ampiezza a singolo impulso, che è questa qui, va bene? La pulse width modulation a singolo impulso, modulazione a modulazione di ampiezza a singolo impulso. Questa forma di modulazione abbiamo detto che mi risolve sicuramente il problema della variabilità del valore massimo della fondamentale, non mi risolve un granché per quanto riguarda la distorsione, per tutto ciò che riguarda la distorsione, quindi l'aspetto qualitativo è abbastanza tenuto da parte su questo tipo di tecnica di modulazione. Però capite bene che è una tecnica di modulazione anche questa molto semplice, come quella che avevo realizzato per il chopper, alla fine quella del chopper con qualche piccola modifica, ma deriva direttamente da quella del chopper. Quindi in realtà è una tecnica veramente molto semplice, ha il vantaggio di consentirmi di controllare sia la frequenza che il valore massimo della fondamentale, ha lo svantaggio che non mi permette di incidere in maniera sensibile sulla distorsione. Passo successivo è quello di andare a generare più impulsi, non un singolo impulso, e quindi passo alla PWM ad onda quadra ad impulsi multipli. Quindi anziché avere un unico impulso onda quadra regolabile, quindi il suffisso PWM sta a indicare che io posso cambiare l'ampiezza di questo impulso, quindi la durata del tempo, quindi posso avere un incremento in termini di performance qualitative dell'inverter andando a suddividere su più impulsi quell'impulso singolo che avevo visto nella tecnica di modulazione precedente. Quindi non cambio, abbiamo detto, il rapporto fra le fondamentali, vado ad incidere sulla distorsione armonica. Per quale motivo? Perché di fatto sto suddividendo il mio duty cycle come se avessi aumentato la frequenza di duty cycle e quindi ottengo un migliore comportamento dal punto di vista della distorsione armonica. A questo punto definisco due parametri che caratterizzano la PWM a impulsi multipli e sono questi due qui, vedete, l'indice di modulazione e il rapporto di frequenza. Quindi sono due parametri che mi stabiliscono come è fatta questa modulazione. Allora, l'indice di modulazione non è nient'altro che il rapporto fra l'ampiezza del segnale a dente di sega, che posso chiamare segnale portante, segnale a dente di sega, come lo vogliamo chiamare. Quindi è l'ampiezza massima del segnale a dente di sega, quindi è il rapporto fra il valore di riferimento e l'ampiezza massima del segnale a dente di sega. In sostanza mi stabilisce quel duty cycle che mi permetteva di caratterizzare il chopper. Quindi in funzione del loro rapporto, quanto è 100% significa che questa è posizionata qui. Quando è 0 significa che A con R, quindi il mio segnale di riferimento, sta a 0 rispetto al valore massimo del segnale a dente di sega. Quindi andando a cambiare la posizione, il valore di A con R rispetto a A con C, quell'indice di modulazione varia da 0 al 100%. Quindi questo mi consente di stabilire un legame diretto fra
l'indice di modulazione, il rapporto fra le due ampiezze e il valore del duty cycle di quell'onda quadra di cui abbiamo parlato. L'altro è invece il rapporto fra le frequenze di questi due segnali, quindi fra la frequenza del segnale a denti di sega e la frequenza del segnale di riferimento. Quindi vedete, il segnale di riferimento è quello che mi caratterizza in termini di frequenza, la frequenza della fondamentale, e in termini di ampiezza il duty cycle di quel segnale onda quadra di cui abbiamo parlato, va bene? Perché questo è fisso in frequenza e in ampiezza. Quest'altro può variare in frequenza se ho bisogno di cambiare la frequenza della fondamentale e può variare in ampiezza se ho necessità di variare la durata di quell'onda quadra, ok? Quindi questo non cambia in frequenza e in ampiezza, il segnale a denti di sega. Questo invece può cambiare sia in frequenza che in ampiezza. Andando a variare l'ampiezza cambia il duty cycle, andando a cambiare la sua frequenza vado a cambiare la frequenza della fondamentale, perché se ricordate poi la replicabilità di queste forme d'onda è legata alla replicabilità di questo segnale di riferimento, va bene? Quindi sarà importante generare un segnale di riferimento di frequenza pari alla frequenza della fondamentale che pone sul carico. La sua ampiezza dipenderà dall'ampiezza della fondamentale che voglio, di tensione e di corrente sul carico. Il rapporto fra le due frequenze, quindi fra la frequenza, mentre quello è un valore percentuale, quindi il rapporto fra le ampiezze e il rapporto in teoria fra quello più piccolo e quello più grande, quindi varia da 0 a 100%, l'altro invece è il rapporto fra la frequenza del segnale portante, quello a dente di sega, e la frequenza del segnale di riferimento. Perché è invertito? Perché in realtà quel valore di P di cui abbiamo parlato, eccolo qui, dipende proprio un numero intero che dipende da questo rapporto. Se uno è il doppio dell'altro, quindi se la frequenza del segnale a denti di sega è il doppio rispetto al segnale di riferimento, significa che avrò due impulsi ogni semiperiodo, o tre impulsi ogni semiperiodo. Quindi di fatto è quello che mi stabilisce il valore massimo di questa sommatoria, che è quella che mi va a determinare lo sviluppo in serie. Per cui maggiore sarà il rapporto fra le frequenze, più elevato sarà il numero di impulsi, in teoria, come poi vedremo, migliore sarà qualitativamente il comportamento della corrente, quindi della tensione della corrente che mi deriva. Quindi ho sicuramente in questo modo fatto un passo in avanti in termini qualitativi, mantenendo sempre il rapporto fra le fondamentali. Se voglio incrementare ancora di più in termini qualitativi le performance dell'inverter, posso utilizzare questa. Cioè, perché anziché un segnale ad onda quadra come segnale di riferimento non uso una sinusoide? Qual è il vantaggio che ne comporta? Allora, se mi vado a confrontare, ripeto, parte poi di sviluppo in serie, vediamo dal punto di vista qualitativo che cosa comporta il fatto di utilizzare, prendete di riferimento questa rossa, questa come segnale di riferimento in luogo dell'onda quadra, va bene? L'onda quadra mi generava impulsi tutti uguali, va bene? Quindi la corrente che ne derivava era legata a quel treno di impulsi di ampiezza uno uguale all'altro. Ma il mio obiettivo è la sinusoide, quindi io devo cercare di avvicinarmi quanto più possibile a una sinusoide di tensione, quindi a una sinusoide di corrente. Se utilizzo questo come segnale di modulazione, come segnale di controllo, lasciando sempre il riferimento l'onda triangolare, vado a fare i confronti esattamente come ho fatto nel caso di onda quadra, vado a fare i confronti e mi vado a costruire la tensione. Sto sempre nel caso di inverter monofase, quindi la tensione è la differenza tra le due tensioni di volta. Guardate che ne viene fuori. Quello che ne viene fuori, ma immaginate che sia così, perché di fatto variando il rapporto fra le due ampiezze nel tempo, significa che in questa parte il duty cycle è più piccolo, perché l'ampiezza della sinusoide è più bassa rispetto all'onda triangolare, qui invece il valore della sinusoide si alza e quindi il duty cycle si allarga. Quindi che cosa sto facendo? Sto adattando il duty cycle alla forma d'onda.
e quello che ne viene fuori è un treno di impulsi che, a differenza di quello di prima, che erano tutti impulsi di ampiezza identica, semplicemente spaziati nel semiperiodo, qui invece ho degli impulsi spaziati nel semiperiodo ma che hanno anche un'ampiezza che varia. Se mi vado a costruire, a prescindere, ripeto, dallo sviluppo analitico, mi vado a costruire il valore medio, quindi per ogni intervallo mi vado a valutare il valore medio che ha la tensione attraverso questa tipologia di modulazione. Vedete che ne viene fuori? Qui il valore medio è basso, poi man mano che cresce la sinusoide di riferimento, questa è la tensione sul carico, vedete, è un valore discreto che va da 0 a Q con S o da 0 a meno Q con S, però è costituita da un treno di impulsi ad ampiezza variabile nel tempo, che nel tempo segue l'andamento della sinusoide. Quindi se mi vado a costruire il valore medio, vedete qui il valore medio in questo intervallo aumenta e di fatto sta aumentando la sinusoide, l'ampiezza, il valore istantaneo della sinusoide. Vado avanti, aumenta ancora di più, vado avanti, aumenta ancora di più, poi diminuisce. Quindi vedete, seguo in maniera molto più fedele, sto parlando di tensione, fate sempre la distinzione tensione e corrente, quindi sto parlando di tensione. Se genero una tensione più pulita, di fatto la corrente a maggior ragione sarà con meno distorsione armonica. Quindi qui sto generando un valore di tensione che istante per istante, come valore medio, mi segue più fedelmente la sinusoide di riferimento rispetto all'onda quadro. Quindi significa, questo sia per la semionda positiva che la semionda negativa, nel caso di inverte trifase ci avrò queste, tre di queste qui sfasate di 120 gradi, esattamente come ho fatto per l'inverter monofase, ma la cosa particolare è che ottengo una tensione che si avvicina in termini di valore medio molto di più alla sinusoide di riferimento. E quindi gioco forza a immaginare che quando vado a fare lo sviluppo in serie di questa forma d'onda, che è caratterizzata quindi da impulsi che sono delimitati da un certo angolo, ma la cui ampiezza, vedete, rispetto a prima, oltre alfa con m, che è l'angolo che mi identifica l'impulso, cambia anche la durata dell'impulso, cambia anche il delta. Per ogni delta, per ogni alfa con m, ci sarà un delta diverso, perché seguirò il duty cycle della sinusoide in origine. Quindi significa che avrò uno sviluppo in serie che alla fine mi comporterà, in termini di tensione, in termini di corrente, un contenuto di armoniche sicuramente migliore, poi vedremo che significa migliore, rispetto a quello che ottengo con la modulazione PWM onda quadra o addirittura con la modulazione a singolo impulso. Quindi vedete che cosa ho fatto. Sono partito dalla modulazione onda quadra, che è quella che mi consente di avere la forma d'onda alternativa, il six steps, quindi una certa tensione e corrente sul carico, ma col problema che posso solo variare la frequenza e non l'ampiezza, va bene? E ha un contenuto armonico, quindi raggiungo un solo grado di controllo, che è quello della frequenza, non posso controllare l'ampiezza, non posso controllare o abbattere le armoniche. Step successivo, modulazione PWM a singolo impulso. Rispetto a quella di prima, ho il secondo grado di libertà che mi permette anche di cambiare l'ampiezza, ma non mi permette di incidere sul contenuto armonico. Terza tipologia, PWM onda quadra, quel singolo impulso, proprio seguendo la filosofia della modulazione del convertitore DC-DC, anziché averne uno, lo divido in N su un semiperiodo positivo, semiperiodo negativo. Quindi ottengo un abbattimento sicuramente del contenuto armonico della corrente. Ultimo step, PWM, anziché onda quadra, PWM sinusoidale. Perché anziché utilizzare un'onda quadra come riferimento, non uso una sinusoide e quindi genero degli impulsi ad ampiezza variabile che si adattano al valore della sinusoide e quindi fanno sì che la tensione, questa è tensione sul carico, che la tensione sul carico, in termini di valore medio, mi segua più fedelmente la sinusoide di riferimento. Significa che qui la corrente che ne deriverà avrà un contenuto armonico sicuramente migliore rispetto a quella dei casi precedenti.
Però capite bene che passare da questa, dalla prima, da questa qui, che banalmente richiedeva, voi adesso avete avuto a che fare con i circuiti digitali, sapete che significa generare un segnale a dente di sega, lo posso generare con un microcontrollore applicando una funzione particolare, lo posso fare in digitale analogico, quindi faccio un segnale onda quadra, lo integro ad esempio e quindi ottengo il fronte di salita e il fronte di discesa, quindi posso ottenere, mi posso costruire un segnale a dente di sega, un comparatore, vado a confrontare il segnale a dente di sega con un segnale di riferimento, diciamo che questa modulazione ve la cavate con un'oretta di lavoro avendo i componenti, paio d'orette massimo. Questa qui comincia già a essere più complessa, perché vedete, disaccoppiate i due segnali, mentre qui poteva essere lo stesso segnale, segnale onda quadra di riferimento, lo integro e ottengo l'onda triangolare. Qui dovete disaccoppiare i due segnali, dovete avere due segnali a frequenza diversa, quindi il segnale del dente di sega con il segnale di riferimento, andate a confrontare, andate a generare questi impulsi con i quali andate a pilotare il livello. Complicate un po' di più. Però di fatto se utilizzate dei microcontrollori o utilizzate l'elettronica analogica, l'elettronica digitale, è una cosa che riuscite a fare ancora in maniera abbastanza agevole. Questa comincia a essere più complessa, perché generare una sinusoide mica è una cosa semplice, non è come il computer, se no mega T, cioè una bella sinusoide, non è che c'è il computer, avete dei microcontrollori che hanno delle funzioni preimpostate. Quindi significa che quelli che costano meno, meno complessi, lavorano solo con operazioni logiche e le operazioni somma e divisione e sottrazione. Se dovete implementare una sinusoide, significa che o il microcontrollore, l'unità di controllo che volete mettere, cioè ci dovete mettere un'intelligenza a bordo che è in grado di generarvi la sinusoide, in termini numerici, quello che sia, che non è una cosa semplicissima. Non è una cosa che fate con un computer, cioè dovete immaginare che questi sono sistemi industriali che devono andare all'interno di inverter che da un lato devono costare pochissimo, dall'altro vi devono garantire un'elevata affidabilità. Quindi significa che lì dentro ci vanno delle unità di controllo molto semplici che devono costare poco. Se io ci vado a mettere un microcontrollore, un DSP che è in grado di generare le sinusoidi, perché ho bisogno del segnale sinusoide, è una cosa che costa nettamente di più rispetto a quella semplice che vi permette di generare la PWM. E infatti lo vedrete quando andrete a realizzare il sistema che vi consente di creare la sinusoide. La maniera più semplice per evitare di scomodare grossi DSP che costano un sacco di soldi e sono anche difficili da programmare, la cosa più semplice è dire: anziché generare una sinusoide, io mi prendo una bella tabella di memoria e ci parametrizzo la sinusoide in funzione dell'angolo, quindi 0, 0, poi ci metto un incremento di angolo e calcolo i valori della sinusoide, quindi mi disegno una mappa di memoria in cui entro con l'angolo e esco col valore della sinusoide. Questa è la maniera più semplice, ma significa andare a discretizzare questa sinusoide, quindi non avrete una sinusoide perfetta, però poiché qui neanche state generando una sinusoide perfetta, può andare bene anche discretizzare. Quindi la complessità, vedrete, aumenta in maniera abbastanza decisiva. Quindi significa aumenta la complessità, aumenta il costo e così via. Quindi sono tecniche di modulazione, da qualche parte lo scotto si deve pagare. Quindi se volete migliori performance in termini qualitativi, aumenta il costo del controllo, aumenta il costo della struttura. Aumenta anche, rispetto a quello impulso singolo, che cosa aumenta? Diciamo, partendo da questo, che alla fine vi dà in termini di fondamentale le stesse funzioni che vi dà la PWM onda quadra o onda sinusoidale, parliamo di quella sinusoidale, la prima e l'ultima che abbiamo visto, cioè oltre ad avere la complessità nel controllo, di fatto la volontà di voler migliorare in termini qualitativi l'uscita dell'inverter, cosa altro vi complica o vi rende più complesso, quindi rispetto alla struttura singolo impulso? Ricordate i discorsi che abbiamo fatto per il chopper? Sì, io posso dire aumento la frequenza, ma attenzione, ne pago uno scotto. Il fatto di avere una migliore qualità della corrente lo pago in che cosa?
aumentano le dissipazioni, quindi significa che devo mettere componenti probabilmente più robusti, devo metterci un dissipatore, perché un conto è che io commuto a 50 Hz, un conto è che io comincio a commutare a 100, a 200. Considerate che qui, per avere buone performance, devo lavorare con frequenze che sono oltre 5, 10 kHz, 20 kHz rispetto a 50 Hz. Quindi per avere effettivamente un'incidenza reale sulla qualità della forma d'onda, questa deve commutare, deve essere un'onda triangolare che è di 10 kHz, 20 kHz. Quindi che significa? Che il numero di impulsi sarà 10.000, 15.000, 20.000 rispetto a i 50 che ho nel caso della modulazione a singolo impulso, per cui sto commutando tante volte di più, devo usare dispositivi che mi consentono di commutare a quella frequenza, ci devo mettere dei dissipatori in grado di dissipare l'energia che deriva dalle perdite di commutazione e così via. Quindi la pagate questa cosa, nel senso, volete migliori performance? Le dovete pagare, termini di costo, di complessità e così via. Vi bastano performance più ridotte? Allora utilizzate i sistemi più semplici, che sono più leggeri, più piccoli. La modulazione a singolo impulso, di fatto, non ho manco bisogno di un grosso dissipatore. Quello c'ha solo perdite di conduzione, perdite di commutazione. 50 commutazioni al secondo, non lo solleticate neanche l'interruttore. Quando invece cominciate ad avere 10.000, 20.000, 30.000, addirittura se avete i MOSFET potete arrivare a 100.000 commutazioni in un secondo, allora innanzitutto si complica tutta la struttura di controllo e poi dovete provvedere a equipaggiare il vostro inverter con un sistema di dissipazione adeguato. Quindi aumentano i volumi, gli ingombri, i pesi, il costo, aumenta tutto. Però quello, rispetto a quello, uno che non lo sa, non ne sa nulla, dice: ma questo mi genera 50 Hz, 220 volt, per dire, vi facevo, vi ricordate all'inizio l'esempio dell'inverter per i camper? Ne trovate uno che costa 40 euro, alla stessa potenza ne trovate un altro che costa 1000 euro. Qual è la differenza? Che se vi mettete su un tester, quello vi genera la 6 steps, nel caso trifase, o l'onda quadra nel caso monofase. Quell'altro vi fa la PWM sinusoidale, quindi vi permette di alimentare dei carichi che se alimentate con l'altro, per giocare. Invece nel caso in cui dovete alimentare, esempio, dei motori, delle pompe, quindi parliamo di cose un po' più sofisticate, se li alimentate con la PWM sinusoidale non avete problemi, se alimentate con quella PWM onda quadra, rischiate di, ad esempio, di generare dei motori, delle pompe, delle coppie alternative che vi vanno a sollecitare la trasmissione meccanica, vi vanno a sollecitare i cuscinetti e quindi dopo un po' si rompe, va bene? Quindi attenzione, se vi serve utilizzate tecniche complesse, costano di più e così via. Se non vi serve, allora potete utilizzare tranquillamente i sistemi più semplici, però l'importante è che capite qual è il vostro target, la vostra applicazione, i requisiti in termini di power quality e allora scegliete la tecnica di modulazione, l'inverter e così via. Questo vi permette di risparmiare tanto e tanto denaro. Allora, tutte queste tecniche poi le analizzerete in dettaglio sulla parte numerica. Io preferisco farvi approfondire anche lì, perché lì avrete la possibilità attraverso i plotter di andare a visualizzare effettivamente qual è la distorsione, tutto ciò che ne deriva dalla tecnica di modulazione che avete implementato. Quindi partendo da quell'impulso singolo fino alla PWM sinusoidale potrete fare dei confronti fra una tecnica e l'altra e vedere dietro poi la semplice equazione dello sviluppo in serie cosa c'è in termini di guadagno qualitativo e qual è il reale abbattimento che si ottiene fra i fattori di distorsione armonica. Questa è una, diciamo, caratteristica esemplificativa di quello che è il comportamento in generale di una PWM sinusoidale, perché in realtà nella PWM sinusoidale, quindi dove il segnale di riferimento è la sinusoide e la portante appunto l'onda triangolare, io posso partire da un valore che è zero, ma posso aumentare l'ampiezza della sinusoide anche in teoria a superare il valore massimo, ok?
Quindi posso superare quello che è il valore massimo. Guardate cosa si ottiene. Questo sono i plot che poi li ho presi da uno dei corsi fatti negli anni precedenti da voi, dagli studenti. Vedete, questo è il confronto fra la sinusoide e l'onda portante, e questo è quello che è il segnale, la tensione che vado a misurare sul carico. Questo nel caso, vedete, di M uguale a 1, quindi il rapporto fra i due massimi è praticamente uguale, quindi l'ampiezza, il valore massimo della sinusoide e quella dell'onda triangolare sono praticamente uguali, e un rapporto fra le frequenze pari a 10. Questo è quello che ne deriva, quello che ne esce fuori attraverso una modulazione PQM sinusoidale sulla tensione. E questo è lo sviluppo, è la, è, diciamo, la fast Fourier transform, quindi lo spettro di tutte le armoniche che derivano da questa. Guardate una cosa, rispetto al caso precedente, vi ricordate la PQM onda quadra a singolo impulso, che andamento aveva? Aveva un andamento che partiva da qui e poi c'erano tutte armoniche vicino alla fondamentale e diminuivano queste armoniche all'aumentare l'ordine di armonica. Guardate qua, già implementando questa PQM sinusoidale, guardate che ottengo. Ottengo che per il primo gruppo di armoniche sono spaziate nel campo della frequenza, sono distanti rispetto alla fondamentale, cioè ho spostato un po' più avanti con le sue armoniche. Poi l'ampiezza dell'armonica, va bene, sarà un certo valore, ma sto a frequenze più elevate. Quindi se vado a valutare la corrente che comporta un abbattimento, più mi allontano dalla fondamentale, più si abbatte l'armonica, questa qui è sicuramente migliore rispetto a uno sviluppo in serie che ha questa armonica grande posizionata qui, magari alla quinta armonica. Questa ce l'ho invece a un'armonica che vedete sta nell'ordine del centinaio di Hz. Faccio ad esempio il caso di M uguale a 0,5, quindi mi metto a metà e quindi ottengo una diminuzione della fondamentale. Guardate l'armonica, questa qui c'è e forse può essere anche maggiore rispetto alla fondamentale. Però per il fatto che sta posizionata più avanti, il suo effetto sulla corrente è sicuramente minore rispetto a quella di averla qui magari a un ordine più basso. Va bene? M uguale 1, rapporto uguale a 40, quindi è 40 volte superiore la frequenza della portante rispetto al riferimento. Guardate che succede. Questo è preso da simuli, quindi sono le vostre simulazioni, ma lo facessi con oscilloscopio sarebbe identico. Cioè la mia fondamentale, che ha un'ampiezza che ovviamente è quella di cui ho bisogno, le armoniche sono posizionate intorno a 2000. Allora, la fondamentale è 50 Hz, quindi 40 volte significa 2000 Hz. Anche qui la fondamentale è 10, qua sto a 500. Vedete che sono le armoniche posizionate proprio intorno alla prima, il primo gruppo di armoniche lo trovo proprio intorno alla frequenza della portante. In questo caso la portante è 2 kHz e le armoniche ce l'ho intorno a 2 kHz. L'ampiezza è alta, ma non mi interessa, perché in realtà, poiché ce l'ho a 2 kHz, a 2 kHz l'impedenza all'armonica è già abbastanza grande, quindi significa che la corrente a questa armonica sarà sicuramente bassa, perché c'è l'impedenza molto alta che non mi farà circolare molta corrente in funzione di questa armonica. Però ho abbattuto tutte le armoniche che stanno qui dentro. Vedete, fra questa e questa non ci stanno armoniche. Aumento ancora di più. Vedete che succede? Questo è dell'ordine di 10 kHz, quindi ho 10 kHz, perché sto commutando a 10 kHz, quindi significa che il dispositivo sta commutando a 10 kHz. Ma ho un andamento che ho dovuto riportare in scala, perché rispetto a prima mi sto distanziando parecchio rispetto alla fondamentale. Ho il primo gruppo di armoniche a 10 kHz, quindi significa che a 10 kHz ci sarà un'impedenza all'armonica che sarà molto più elevata rispetto a quella che ho all'origine. Quindi anche se questa armonica è alta, non mi interessa, perché l'effetto sulla corrente sarà abbattuto dall'impedenza all'armonica. Quindi
l'obiettivo attraverso queste tecniche di modulazione non è quello di abbattere in senso assoluto le armoniche, non mi interessa, ma poiché io ho una caratteristica passo a basso dei carichi, le devo spostare ad alta frequenza, le armoniche di tensione, quindi tutte le armoniche di tensione le devo spostare ad alta frequenza. Se le sposto ad alta frequenza non faranno circolare alte correnti, perché l'impedenza a quelle armoniche sarà talmente elevata che il rapporto tensione-impedenza sarà molto piccolo. Quindi significa che la corrente che andrete a visualizzare quando imporrete questi valori di M con F sarà quasi una sinusoide, una pseudo-sinusoide, nel senso che vi avvicinerete sempre di più a una sinusoide. Man mano che andrete poi a aumentare il valore di questa M con F, otterrete un andamento della corrente sempre più sinusoidale. Quindi anziché metterci filtri, di fatto il vostro filtro sarà posizionare le armoniche di tensione ad alta frequenza. È quello che vi ricordate che avevamo detto per il chopper, la stessa cosa. Aumentare la frequenza significa abbattere il ripple, mantenendo sempre il valore medio al vostro target di controllo. Però ovviamente comporta avere un maggiore numero di commutazioni. E guardate che succede. Nel momento in cui vado con M maggiore di 1, che lo posso fare, perché nulla mi vieta di andare con il valore massimo della sinusoide a un valore maggiore rispetto al valore massimo dell'onda triangolare. Però guardate che succede. Quando supero il valore, la forma d'onda si squadra. Allora, questo mi permette, se andate a fare il grafico della corrispondenza fra l'indice di modulazione e la fondamentale, vedete che succede. Fino a quando arriva 1, quindi m uguale a 1, le due ampiezze sono uguali, all'aumentare di questa vedo un andamento pressoché lineare della fondamentale della tensione. Ok? Quando superate 1, io lo posso fare, questo lo posso ottenere, perché no? Io posso andare con sinusoidi che hanno un'ampiezza maggiore rispetto all'onda triangolare. Però vedete, quello che mi ottengo, innanzitutto non si ha più un andamento lineare, cioè non si ha più un aumento corrispondente del valore della fondamentale, quindi riesco ad avere un incremento nella fondamentale. Però vedete come si distorce di più? Quando vado a fare lo spettro armonico, il fatto di essere andato oltre e quindi aver perso, lì non riesco più ad affettare, dice come alterno modulazioni che sono quelle che seguono la sinusoide ad onde quadra che mi servono per cercare di aumentare un po' più l'ampiezza della fondamentale, ma mi comportano una distorsione. Se vi confrontate al MF40 di prima, avete una distorsione armonica sicuramente peggiore. Quindi significa che ci potete andare con indici di modulazione più elevati, ma avete ovviamente una maggiore distorsione armonica. Quindi ci andate solo se per brevi tratti, se dovete per alcune condizioni operative, potete andare con indice di ampiezza, un rapporto di ampiezze superiore all'unità. Però dovete considerare che se andate con un valore superiore all'unità potete anche avere 100 kHz come frequenza di commutazione, ci sarà sempre una distorsione armonica maggiore rispetto a quella che avete invece nel caso in cui lavorate con M minore di 1. Va bene? Quindi tutti questi spettri, tutte le combinazioni, vedete, se l'aumento ancora di più arriva a 2,5, significa che in realtà io la modulazione la riesco a fare solo per piccoli intervalli, quindi la distorsione, queste armoniche si espandono sempre di più e arrivano praticamente a un certo punto a coprire anche la fondamentale, cioè si avvicinano di nuovo alla fondamentale, quindi la corrente che ne deriva risente del fatto che ci sono dei periodi in cui non state modulando, state imponendo un'onda quadra. Il caso estremo è quando questa sinusoide, l'ampiezza della sinusoide è infinita rispetto al dente di sega, infinito non c'è bisogno, già si rivela a 10-15, ritornate nel caso, in quale caso? Modulazione onda quadra, per il quale la modulazione onda quadra, questo è il valore, se vi ricordate, che avevamo visto della fondamentale. Ok, quindi il massimo che potete ottenere è quello dell'onda quadra. Modulare fra questo valore e 0
lo potete fare attraverso una PVM sinusoidale che vi consente di variare il valore, ma finché non arrivate a un indice di modulazione unitario, diciamo in questa fascia avete sì un incremento della fondamentale, ma avete una distorsione difficilmente controllabile, perché perdete la modulazione in intervalli di tempo. Se invece scendete sotto m uguale a 1 avete un comportamento in termini di armoniche buono, perché seguite effettivamente il posizionamento nello spettro delle armoniche superiori come multipli della frequenza dell'onda triangolare, e però ovviamente avete un'ampiezza della fondamentale che è più bassa rispetto a quella che ottenete con l'onda quadra. Quindi quando si fa una modulazione si può tenere conto di tutto l'intervallo di modulazione, però attenzione che quando superate m uguale a 1 il comportamento qualitativo del vostro inverter cambia, e questo lo dovete considerare. Quindi se va bene, se vi va bene, arrivate fino a qua. Se per un problema funzionale del carico dovete andare oltre, ogni volta che sconfinate con m maggiore di 1, quindi la sinusoide, l'ampiezza della sinusoide supera il segnale a dente di sega, avete una distorsione maggiore. Ok? Ci vediamo qua.